la domenica, anche quindi stamattina alle 8:30, non è la domenica, è giovedì, stiamo cercando un percorso adatto ai nostri amici che non riescono a fare le ferrate. Vedi Mauretto e vedi quell'altro, questa secca di pescatò. Per adesso il percorso è semplice, per cui potrete tranquillamente venire con noi. Stiamo cercando, ecco, facciamo la pista dei bambini, state tranquilli, la prossima volta organizziamo una passeggiata anche con le nonne. L'unico frutto dell'amor è la minchiazza, è la minchiazza, è l'unico frutto dell'amor, è la minchiazza del tuo cul. È quello che ti dicono? Via lo straccetto, ci puoi soffiare. Quindi adesso ultimamente vai con tutte miopi astigmatiche? No, ultimamente sono bestia. La bestia? Dopo magari mi fai qualche ripresa, sennò sembra essere venuto da solo. Sì. Vedo avvicinarsi lo Yeti Francucci, molto stanco per la notte, sembra che sia riuscito nell'impresa dopo anni e anni col pisellino sprint. E come voleva si dimostrare, c'è tutto un mondo intorno. Se riesco a far funzionare lo zoom ve lo faccio vedere, ma non funziona. Comunque tutto il mondo, eccolo laggiù, questa macchinetta economica non si riesce a chiamare, se andavo più veloce che cercavo di sotto. Mi perdona il proprietario, perdono. Eremo di San Leonardo a quota 1000 metri. Stiamo salendo a 1600 metri con arrivo a 1800, dopodiché si riscende per l'impernaccio. Ecco la segaccia dopo due giorni milanesi a fare le patane. Veduto dall'alto della valle di Pernaccio. Altitudine 1619 metri, Colle Grottoni. Penso che nessuna telecamera riuscirà a riprendere lo stato d'animo che abbiamo in questo momento. No, ma che 1859, giriamo qui intorno, ti matto una falsa. No, questo è la strada. Sì, dietro ancora, se poi vai dritto e vai alla Priora. Guarda che la strada è questa qua. Ma che lì è qua? La strada è questa. Non è qui. Come no? Questa è già via Nuro. Quello è per quelli tosti. Disputa su quale strada prendere, se quella in pianura più facile oppure questa che vedete. Giustamente abbiamo preso questa, non vi dico come sto messo,
quanto. Io mi sa che... Come misurare? Poi di così? Poi di là? 4 centimetri quando eri magro? Eh? 250 metri. Raggiunta la vetta, ritrovata la via. Di fronte a noi Gesù e Poyaghi, in basso Ponte Priore. Sulla sinistra Pizzo Bello, dove c'è la mitica ferrata. E a Ferrucci non è andata giù. Monte Bove Nord. Passo cattivo, l'imbocco dell'infernaccio. Ed ecco il carissimo, non mi ricordo più manco come ci chiamavamo, la stanchezza, che ha fatto il suo spuntino. Come vedete, giusto un consiglio alla moglie per vedere quello che mangia in montagna dopo la passeggiatina. Eccolo, il truffelletto a stomaco pieno. Non faccio sentire le perette e i rottini perché non è poi ripetibile in... Ecco così da lontano, giusto faccio vedere dove ci stiamo avventurando, lassù, Frontignano, e là, Passo Cattivo. A più tardi, arrivederci. Iniziata la discesa che ci porterà all'imbocco dell'infernaccio, la base del Passo Cattivo. Abbiamo da poco fatto pranzo. Ecco l'uomo che sussurrava ai cavalli, sta andando dai suoi preferiti, sta salutando, sta cercando lo stallone. Adesso gli ha fatto una zoomata leggermente veloce e lo ritrova Giulio, eccolo. Adesso vi faccio vedere cosa, questa è la strada che dobbiamo fare noi. Da 2000 all'ora la nostra ballata per tornare a casa. È sempre lui, l'uomo che sussurrava i cavalli. Ha scoperto che era un argentino, il cavallo pezzato, per cui non è riuscito a scambiare più di due parole. Piena forma, sembra immobilizzato, ma è ancora vivo. Non vi preoccupate, ve lo riporto a casa. Paletos, cammina. Paralia soddisfatta? Dura? Niente dura. Siamo papati. Dicono che in questo posto ci dovrebbe essere il pesce, detto il pesce coglione. Si riconosce da un cappellino, maglietta bianca. Scrutiamo bene la zona, ancora niente, no, forse l'età, eccolo, potrebbe essere lui, sì, magliettina bianca, pantaloncini dovrebbero essere corta, coglioncino, sì, sono lui, calzettoncini bianchi lunghi e scarpe più grosse di lui. Abbiamo trovato il pesce coglioncino, eccolo lì, carinissimo, razza in estinzione. Non è detto, non dicono che non sia in estinzione, ultime notizie dicono che non sia in estinzione, sia riuscito a accoppiarsi in cattività. Lo sapremo dire la prossima settimana. Togliete, togliete.
quiz da 15 lire. Qual è la roccia e qual è la pacca dell'esso di Giulio? Comunque, questo è un messaggio per Marco, per il fratello. Se qualche croce la lasciassi così in giro, la potrebbe usare anche tuo fratello, ma non ho trovato niente per crocifiggerlo, si è dovuto metterlo lungo. Alla prossima, ciao.